So già cosa mi aspetta e non mi spaventa. Potrai scordare ogni riguardo, ma non mi lascerò sorprendere. Potrai pensare che a questo non si possa resistere, ma non cambierò mai ciò che sono. Io sono Florin Stone, probabilmente la miglior superficie di sempre. Buonasera. Da ieri gli impianti di illuminazione pubblica del comune di Fierano sono in mano ad una nuova ditta appaltatrice, la Engie Servizi S.p.A. Il nuovo appalto prevede una serie di miglioramenti che riguarderanno l'illuminazione stradale, del centro storico, dei centri delle frazioni e dei parchi urbani. Saranno adottate soluzioni in grado di ridurre l'inquinamento luminoso e dei consumi energetici. In concomitanza con l'avvio del servizio della nuova ditta appaltatrice è stato attivato anche il contact center, che raccoglierà segnalazioni su guasti e richieste di intervento al numero verde 800 135 501 o alla mail callcenterclienti-ita@engie.com. Dal 1 ottobre al 31 marzo 2021, dal lunedì al venerdì, nella fascia oraria che va dalle 8.30 alle 18.30, nelle aree urbane del comune di Fierano, che aderisce al progetto regionale PAIR 2020, sarà vietata la circolazione a veicoli benzina pre-euro ed euro 1, veicoli a gasolio pre-euro, euro 1, euro 2, euro 3, ai ciclomotori e ai motocicli pre-euro. Il divieto non sarà in vigore nelle giornate di ogni santi, l'8 dicembre, e nel periodo che va dal 24 dicembre al 6 gennaio. Tra le misure previste, dal 15 ottobre al 31 marzo 2021, anche il divieto di utilizzare biomasse combustibili solide per il riscaldamento in tutte le unità immobiliari dotate di riscaldamento multicombustibile. In caso di superamento continuativo del valore limite giornaliero per il PM10 nei 3 giorni precedenti all'emissione del bollettino ARPE, saranno adottate ulteriori misure fino al successivo giorno di controllo. Martedì e mercoledì i ragazzi della Sonus Academy si sono esibiti al Teatro Astoria per il saggio conclusivo dello scorso anno accademico. Un bel momento per tornare sul palco, rispettando però tutte le norme anticontagio. Il nostro servizio. Abbiamo rispettato e forse anche di più, aggiungendo qualcosa proprio per essere più sicuri anche noi, ovviamente. Abbiamo fatto una prevendita dei biglietti che ci sono stati, dei posti che ci sono stati assegnati, i conviventi naturalmente vicini, e il posto di sicurezza tra i non conviventi e gli altri, i musicisti sul palco negli spostamenti sempre con la mascherina e si tolgono e si toglievano la mascherina nel momento della performance, fissi a distanza di quasi 3 metri l'uno dall'altro, lavaggio delle mani, la compilazione del certificato che attesta che nelle 48 ore non c'è stato nessun episodio che fa pensare a febbre, stati febbrili, raffreddore o quant'altro, la misurazione della febbre. Sì, questo ha comportato un rallentamento nell'ingresso, però tutti molto disciplinati, state 50, tra le 50 e le 60 performance, e i ragazzi molto disciplinati si sono spostati tra un luogo e l'altro, accompagnati dalle nostre insegnanti, e quindi sempre col distanziamento. Progetti futuri, ricominciamo e tra poco rifaremo il saggio dell'anno accademico 2020-2021, no, a maggio, tra maggio e giugno. Si sono iscritti praticamente quasi gli stessi iscritti dell'anno scorso, quindi per noi questo è stato un successo, probabilmente i ragazzi ne avevano tanta voglia. Abbiamo continuato le lezioni anche a distanza, qualcuno continua a fare lezioni a distanza su richiesta, però anche nelle nostre aule c'è sempre il protocollo al massimo. In questa serata partecipano circa la metà dei nostri allievi, su 300 allievi circa iscritti alla nostra accademia partecipano 150 di loro.
E per noi è un momento molto importante perché è stato un periodo difficile per tutti, ma anche per la nostra categoria, diciamo, anche per i musicisti. È un momento per tornare un pochino alla normalità, se con le dovute, anche se con le dovute distanze e rispetto delle regole. Però è un regalo, insomma, che ci facciamo e facciamo anche ai nostri allievi, perché c'era bisogno e voglia di finire e concludere l'anno accademico scorso. E abbiamo presentato appena 2 settimane fa il nuovo ramo della Sonus Academy, che sarà Sonus Production, dedicato alle produzioni discografiche musicali, che si occuperà di trasformare l'idea dell'artista in un vero e proprio singolo da pubblicare su tutti i digital stores e tutto il percorso che c'è in mezzo. In più avremo molti corsi nuovi, avremo un corso di vocal band. In partenza appena avremo a disposizione l'ambiente con lo spazio sufficiente per il distanziamento, e poi avremo un nuovo corso di piano dedicato ai cantanti, e cioè un corso di piano riservato all'accompagnamento della voce, che è un'esigenza che tanti cantanti hanno, che non c'era e adesso c'è. Sonus, oltre a fornire corsi per tutti gli strumenti, quindi basso, batteria, chitarra, pianoforte, canto chiaramente, dà anche la possibilità per tutte le età e tutti livelli, questo da precisare, dà anche la possibilità di seguire dei percorsi specifici, come ad esempio alcune masterclass, alcuni corsi speciali dedicati ai cantanti di tutte le età. Cito ad esempio Dolci Suoni, il corso che diretto da Giulia Bellei, dedicato ai bambini più piccoli, Io Canto e The Singer, i corsi che invece ho organizzato io insieme, chiaramente grazie a Moreno e Alessio, e anche con l'aiuto di Giulia per quanto riguarda The Singer, e che invece sono dedicati ai cantanti più che intendono percorrere o provare a percorrere questa carriera, no, da professionisti. Quindi abbracciamo un po' tutti gli argomenti più importanti per chi vuole fare questo mestiere seriamente, e quindi insomma ci sono tante realtà interessanti a Sonus, secondo me da non perdere, da venire a conoscere in sede da noi, dove potete trovare a Sassuolo Francesca dal lunedì al giovedì, che vi accoglierà a Sonus Somada presso il direzionale Somada, e mentre qui in via Vittorio Veneto 142 troverete me o Francesca o Moreno, e tanti nostri boss Moreno e Alessio, insomma sono sempre un po' dappertutto, che vi accoglieranno e vi daranno tutte le informazioni sui corsi e su tutte anche le attività extra della scuola. Per queste 2 serate vorremmo ringraziare innanzitutto il Comune di Fiorano e anche l'assessore Morena Silingardi per insomma questa bellissima opportunità. Grazie ancora a tutti. Questo fine settimana Piazza Falcone e Borsellino di Spezzano ospiterà la prima edizione della Festa della Solidarietà e del Volontariato. Tra gli appuntamenti in programma lo spettacolo dialettale Andama Vegge, previsto per questa sera, il concerto della Tribute Band di Zucchero domani sera e l'orchestra Ballo Liscio, che si esibirà domenica alle 20:30. Domenica mattina invece in piazza sarà celebrata la messa del volontariato. Per consentire il regolare svolgimento della manifestazione, dalle 14 alle 24 di oggi e di domani e dalle 8 alle 24 di domenica è vietato il transito in via statale tra via Cervi e via Fratelli Cervi, via Matteotti. Ed ora passiamo allo sport. Turno infrasettimanale di Coppa Amaro per le squadre fioranesi. Mercoledì Junior Fiorano e Dubersetto hanno detto addio alla competizione, perdendo rispettivamente contro Real Maranello e Consolata. La Spezzanese invece è uscita dal girone della Coppa Città di Modena pareggiando sul campo del Fanano. Anche per questa edizione di Fiorano Oggi TG è tutto, vi ringraziamo per l'attenzione e vi diamo appuntamento a venerdì prossimo. Buona serata e buon weekend!